Quella che diceva, dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me, tu sei sempre mia, anche quando vado via. Ecco, le canzoni d'amore sono belle, ma sono ridicole e tristi quando sono riferite a una persona, perché una persona, la più bella femmina in questo mondo, brava, buona, chi me può fare? È sempre una creatura come me e ha bisogno come me di sentirsi amata e ha bisogno come me della grazia di Dio. Non mi può soddisfare. Il nostro cuore non può essere soddisfatto da niente e da nessuno, solo da Dio. Allora è a Dio che dobbiamo chiedere questa forza che non abbiamo. Noi, a forza di volere bene veramente, non abbiamo. Pure tra mamme e figlie ci sono delle gelosie, specialmente oggi, con tutto questo. Questa moda del look, dell'apparenza, pure tra mamme e figlie. Ecco, allora dobbiamo cantare, no ad una persona, dammi il tuo amore, lo dobbiamo chiedere a Dio. Ecco un segreto di San Francesco e Paola che vedete alle mie spalle. Lui chiedeva l'amore, caritas significa amore. Lui cantava a Gesù Cristo crocifisso, dammi il tuo amore, perché se noi a sé persone che mi venano giovani, chi ci può dare? Che possiamo dare noi se non riceviamo il dono dello Spirito Santo, se non riceviamo il dono di Dio? Chi ci incontra? Che cosa gli possiamo dare? San Pietro, ecco, chi incontrava San Pietro dopo che aveva ricevuto il perdono, l'amore di Gesù Cristo, veramente guariva. Entrando nel tempio c'era un paralitico che chiedeva l'elemosina e San Pietro dice: Non degno niente, non te posso dare niente, come padre Pio allo padre. O padre, non ci ha dato manchi i soldi per ritornare a casa, e i soldi do un biglietto, padre Pio al papà. È bellissima questa cosa qua. Perché mi dice: Ma come tu hai fatto sospettare di tutte queste gente, ti passano un sacco di soldi per le mani? Io non degno niente, questa è la libertà di chi ha incontrato veramente Cristo. Allora, San Francesco di Paola, come tutti i santi, perché sono diventati santi? Uomini come me, come te, fragili, deboli, peccatori, però chiedevano a Dio, chiedono a Dio, come questo è un santo uomo, Mario Bergoglio. Giorgio Mario Bergoglio, mo che si chiama Papa Francesco, ma chi se il nome che ha pregato sempre? Ecco perché è così saggio, così semplice, così affettuoso, perché è pieno dell'amore di Dio. Dammi il tuo amore. Questo dobbiamo chiedere a Dio, carissimo. Ecco, quest'altro intervento sulla preghiera del Papa. Gustiamocelo. Il nuovo modo di pregare che Gesù ci insegna si basa sull'affidamento al Padre, sulla fiducia in Dio. La preghiera vera ci fa uscire da noi stessi. Lo ha spiegato Papa Francesco nell'omelia della messa di stamattina. Se noi non riusciamo a uscire da noi stessi verso il fratello bisognoso, verso l'ammalato, l'ignorante, il povero, lo sfruttato, se noi non riusciamo a fare questa uscita di noi stessi verso quelle piaghe, non impareremo mai la libertà che ci porta nell'altra uscita di noi stessi verso le piaghe di Gesù. Ci sono due uscite di noi stessi. Una verso le piaghe di Gesù, l'altra verso le piaghe dei nostri fratelli e sorelle. E questa è la strada che Gesù vuole nella nostra preghiera. Che meraviglia, e questo è importante, carissimi amici. Se noi non usciamo prima da noi stessi e andiamo verso le piaghe di Gesù, guardate che quando andremo in paradiso, dici tu, ma andremo in paradiso, amici miei, e vedremo Gesù Cristo. Non è che andiamo verso la morte, una cassa è morta che poi ne salta. Non è vero, noi andiamo in paradiso, siamo destinati al paradiso. Dio non ha creato per morire e magari si muore pure giovane. Dio ci ha creati per sempre. E quando andremo in paradiso, troveremo Gesù Cristo con le piaghe alle mani, alle piedi e allo costato.
Allora, uscire da noi stessi, da tutta sta logica che ci soffoca, sta logica umana che misura, calcola, come siamo calcolatori. Io sono molto contento perché questa nuova parrocchia che mi hanno proposto non hai calcolato niente. Come mi ha detto tu, vicario, ci sarebbe questo qua a disposizione. Forse se era più vicina al carcere era meglio, però che sia fatta la volontà di Dio. Perché quando noi non calcoliamo e andiamo dove il Signore vuole, il Signore ne rapa le porte sempre. Allora noi dobbiamo, la prima uscita che dobbiamo fare è verso le piaghe di Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è morto? Per perdonare a me, per i miei peccati. Perché se io non faccio peccati materialmente, li faccio con il cervello, perché siamo tutti fragili, tutti deboli, e quindi ne piglia il male. Gesù ci ha insegnato il Padre nostro, non per sta buona salute, fanne sta buone, fanne campacentare. No, no, aiutaci a non cadere nella tentazione, nelle trappole che il nemico tuo e il nemico nostro, il diavolo, ci fa. Liberaci da questa brutta bestia, dal maligno. Quindi la preghiera. Allora andiamo verso le piaghe di Gesù, perché perdona i miei peccati, rimette i miei peccati. Ecco, se io vado verso le piaghe di Cristo, poi divento capace di andare verso le piaghe dei nostri fratelli. Allora, se io ho di più, devo darlo, perché se non lo do, se non lo metto in comune con i fratelli, quello che ho di più diventa la mia condanna. Carissimo, dice, convertimone, ubattaccata agli sordi, ubattaccata al potere, carissimi amici, perché è un inganno, ubattaccata alla bellezza, all'aspertizia, che sono un inganno. Se ho bellezza, aspertizia e cose che sappiamo fare, non le mettiamo anche a disposizione dei fratelli, e poi va tutto in malora. Sentite cosa ha detto il Papa alle vescove, a noi prieveti. Ecco, sentite, sentite. È importante pregare per il vescovo e pregare per il sacerdote, che devono vigilare sul loro popolo e tuttavia sono esposti anche loro alle tentazioni, soprattutto alla tentazione del denaro e della vanità. Lo ha ribadito Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino. Io vi suggerisco una cosa. Se voi avete buona memoria, oggi, un momento a casa vostra, prendete il Nuovo Testamento, Atti degli Apostoli, capitolo 20, versicolo 28 al 38. Leggete questa bella pagina e leggendola pregate, pregate per noi vescovi e per i preti. Ne abbiamo tanto bisogno per rimanere fedeli, per essere uomini che vegliano sul gregge e anche su noi stessi, che fanno la veglia proprio, che il suo cuore sia sempre rivolto al suo gregge. E anche che il Signore ci difenda dalle tentazioni, perché se noi andiamo sulla strada delle ricchezze, se andiamo sulla strada della vanità, diventiamo lupi, e no, pastori. Pregate per questo, leggete questo e pregate, così sia. Pregate per noi vescovi, il Papa è il vescovo di Roma, e per noi sacerdoti. Io lo dico in modo particolare non solo agli amici ristretti nella casa circondariale di Cosenza, dove veramente sto incontrando tanti amici con i quali camminare insieme, ecco, seguendo Gesù per fare un'esperienza di amore, di pace. Ecco, ma lo dico anche ai nuovi amici che incontrerò, alcuni li ho già incontrati in questa nuova parrocchia. Pregate per noi, pregate per me, perché abbiamo bisogno della grazia di Dio, perché le tentazioni le abbiamo tutti, carissimi amici, e questa è la cosa meravigliosa. Allora voglio concludere questo momento con uno scritto famoso, che però penso che tanti di voi non conoscete, che ha scoperto il mio amico Gennaro l'altro giorno in carcere. Al rientro dal passeggio davanti al cancello della mia cella trovo un foglio con su scritto questa invocazione bellissima: conosco la tua miseria. Questo è Gesù
che lo dice ad ognuno di noi, i tuoi dispiaceri, le tue sofferenze. Un Signore conosce a tutti, conosco i tuoi peccati, dai più piccoli ai più grandi, i tuoi rimorsi, e ti dico lo stesso, dammi il tuo cuore, amami così come sei. Questo è il segreto, carissimi amici, non ce n'è un altro. Uno può leggere, studiare, conoscere a memoria la Bibbia e non avere l'amore di Dio, conoscere la teologia. Quando è che conosciamo Dio? Quando permettiamo a Lui di amarci come siamo, con i nostri pregi, perché ognuno di noi ha i suoi pregi, ma ci abbiamo anche le debolezze. Amami come sei. Se aspetti di essere perfetto, allora non mi amerai mai. Se ricadi spesso in quelle colpe che non vorresti ricommettere più, non ti permetto di non amarmi. Io tante volte quando confesso mi dicono sempre, ma faccio sempre queste cose, non ti scoraggiare, perché siamo deboli. Quello che cambia nella nostra vita è quello di ritornare bambini. Quando siamo bambini, tante non siamo così attaccati a noi stessi, al nostro look, non tanto estetico di vestiti, di capelli, eccetera, eccetera, no, ma al nostro look di brave persone. Non siamo nessuno brave persone. E Dio ci chiede, amami così come sei, in ogni istante, in ogni situazione. Nel fervore, quando abbiamo il fervore, ma anche quando siamo aridi, quando siamo freddi, quando non abbiamo voglia, quando i napoletani diciamo ne piglia l'apocondria, siamo tristi, una scontentezza misteriosa. Amami come sei. Non potrei forse fare di ogni granello di sabbia un serafino radioso di purezza, di nobiltà, di amore? Non sono io l'Onnipotente, figlio mio. Lascia che io ti ami, voglio il tuo cuore, certo, voglio col tempo trasformarti, piano piano si cambia, si diventa veramente più buoni se ci lasciamo perdonare. Se non ci lasciamo perdonare, se diciamo che la colpa è dell'altro, come dice Gesù Cristo, ma lascia stare il pulviscolo nell'occhio dell'altro, vedi che già l'occhio tuo, già l'occhio di Don Giancarlo, c'è una trave, io devo essere impegnato con la trave che ho nei miei occhi, che non mi fa vedere Dio in tutto e in tutti. Ma per ora ti amo così come sei e desidero che tu faccia lo stesso, amo in te anche la tua debolezza. Questo solo Dio ama la nostra debolezza, una moglie, un marito, ma manco una mamma, un padre riescono a amare la debolezza dei figli. Perciò Dio ha mandato Gesù Cristo, suo figlio, per fare questa esperienza, la tua debolezza. Non ho bisogno né della tua scienza né del tuo talento, dammi solo il tuo cuore. Sembra facile, ma non lo è. Ecco, questo è la Pentecoste, aiutarsi ad aprire il nostro cuore, ad accogliere questo amore gratis. Non c'è condizione, carissimi amici, non dobbiamo sforzarci di fare niente, semplicemente di riconoscere questa nostra tendenza alla debolezza. Perciò concludiamo questo nostro incontro, chi prega si salva, proprio pregando la madre di Gesù, che collabora con Lui alla salvezza nostra e che cerca, come ogni madre, di aiutarci ad accogliere questo perdono di Gesù. Perciò, Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo la vera luce, Gesù, tuo figlio, figlio di Dio, ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio e sei così diventata sorgente della bontà che sgorga da Lui. Mostraci Gesù, guidaci a Lui, insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato. Vi saluto, carissimi amici, vi do l'appuntamento sempre a Dio piacendo a sabato prossimo e una buona Pentecoste a tutti voi.